Ricongiungimento. Oh no, sto volando via. Russell, per l'amor del cielo, la casa mi sta trascinando via, Russell. Ma per favore. Signor Fredriksen, perché è andato da quella parte? Io non ci arrivo lì. Guardi là, signore. La gola si stringe. Incontriamoci là. Perché sei andato lì, Russell? Perché sei un coglione. Allora, calmi tutti. Quindi, livello... Pronto! Di qua. Dicevo... Livello a doppio scorrimento. Uno da una parte, uno dall'altra. Ah, e le spine. Dicevo, cos'è che me l'ha spinto giù? Allora, Russell di là, io di qua. Madonna mia, comunque nonno ancora ci dà, eh. Il nonno ancora ci dà con l'abilità fisica. Allora, aspetta. Sì. Siccome sono io che devo... Esatto. Fantastico. Avere più ragni e non il personaggio specifico. Allora, non so se mi devo sbrigare. Ah, ho capito, aspetta. Dobbiamo ucciderli con Carl. Calmi, perché? Ah, giusto, sono caduto. Sto dicendo, perché abbiamo meno vita? Ecco qua. Quando ormai la luce solare non basta più per uccidere un vampiro. Ecco qua. Madonna. La madonna, dove cacchio sei finito? Allora, fermo un attimo, Russell. Che se no non abbiamo più abbastanza energia per proseguire. Ecco qua. Schiaccia. Anzi, prendi il ragnetto. Facciamolo farlo a Carl, questa parte. Ragnetto. Serpente a parte, quella parte qui, Carl. No, dove vai? La prospettiva. Dicevo, Carl la può fare benissimo da sola. Da solo. Allora, mi sembra di aver visto un ragno, ma tanto finché non li uccide lui, a me va bene, nel senso, se li salta, tanto meglio. A proposito di salto. Ci stavi mettendo fin troppo, Carl. Quelle rocce palesemente stavano per crollare, comunque. Esatto. Allora, credo che io devo restare qui. Un vero esploratore è sempre pronto. Un vero esploratore sta zitto, scemo. Vai, Kevin. Kevin. Ah, aspetta, forse non dovevo fare il giro di là, ma di qua. No? Ah, forse perché... Ok, calmo, signor Fredriksen. Gesù. Che sta facendo, Kevin? L'uccello chiama i suoi piccoli. Va sempre tra le rocce contorte e si nasconde lì con loro. Lei, Kevin è una femmina. Oh no! È quel che ha detto il cane. Ma concentrati, Russell. Dobbiamo trovare un modo per ricongiungerci. L'unica cosa che ancora mi chiedo è... Russell. Dovevamo andare con Kevin. Potrebbe aver bisogno di noi. Io questo lo posso... Ti sta bene. No, non posso ancora usarlo. Perfetto. Grazie del frutto. Per favore, non c'è... Fredriksen. Ecco qua. Allora, noi da questo lato. Ma a parte poi che giri assurdi sta facendo. Pronto. Per riuscire a ricongiungersi sti due. Per fortuna che non devo mirarli veramente, perché sennò sai che peso sarebbe. Allora, calmo. Prima di tutto. Per la mia collezione. Addio al serpente. Allora, calmi tutti. Perché qua bisogna farlo in due, mi sa. E il secondo sarà il cane.
Allora, il cane passa di qua, perfetto. Posso passare di lì ed essere un cane molto bravo. Sì, certo. Intanto vai a spingere la cassa insieme al bambino. Poi ne riparliamo. Madonna mia, ma quanto è lunga sta parte. E poi più che altro è incredibilmente fatta bene. Presa. Stupido uccello. Allora. Ok, per fortuna li ha mirati in automatico e via. Madonna mia, stai zitto, Russ. Non ti sopporto. Ecco qua. Vai, prosegui, aspetta ragno. Vabbè che tanto la CPU a sto giro non si sta proprio inculando dei ragni. La mia parte preferita, e vai. Allora. Allora, no, aspetta. Io non posso saltare verso l'alto, posso solo saltare a destra e a sinistra. Allora. Verso l'alto non sia mai. I reumatismi proprio. Allora, calmo. No. Ok, qua ignoranza mia, che giustamente non sapevo che giro facesse il pipistrello, però... ero così felice quando non c'era ste parti. Prima della scoperta di ste parti avevo comunque un buon giudizio di sto gioco. Allora, aspettiamo quel pipistrello qui. Ok, e vai. Sali, 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 perfetto. Non troppo, mi raccomando. Scendi, scendi, scendi. Ok, questo giro non mi sembra complessa. Se avete sentito una musichetta, era il mio cellulare che era qua davanti. E se ve lo chiedete, sì, era un call center. Qua bisogna andare veloci. Perfetto. Oh, finalmente. Giù, giù, signor Frecklissen. Ma... allora, a parte che sì, potevi farlo, al massimo ti prendevo. Grande. E che se mi sarei spaccato le ossa. No. Ai. Prendi la foto. Bravo. Ecco qua. Un vero esploratore è sempre pronto. Un vero esploratore cucina i serpenti con una, come si dice? Con una... non è una torcia, non mi viene in mente. La lente di ingrandimento. Pronto. Bravo. Ma a Russell i... come si dice? Le farfalle gliel'hanno messe vicinissimo una accanto all'altra. Proprio gli hanno detto vai, mettigliele perché tanto. Allora, prendi farfalla. Prendi l'uccello. No, ma non deve, vieni qua. Un vecchio scorbutico. Madonna mia, fermo. Non c'è modo di fermarlo. Il... dai, l'avevo preso. Ma porca di quel... ma lo vuoi prendere? Allora, iniziamo un attimo a eliminare loro. Tu, Russell... ah no, non puoi perché se... se vai avanti, io non posso tornare indietro. Lo vuoi ammazzare sto uccello o cosa? Ma lo fai apposta! E Russell è pure caduto nell'oblio. Oh, e che cavolo, madonna mia. Un altro po' lasciavo perdere. Santo cielo. Comunque, Russell, incredibilmente, tutti quante le farfalle. Di qua. Cuciniamo lui. Allora, per fare questa parte dobbiamo prendere il... prendi sto frutto. Dio mio, oggi mi fate incazzare voi. Mettilo qua sopra. Bravo, tu resti qua. Nonno cagnotto, sposta la scatola. Credo che siamo alla fine del livello. Domanda, il signor Frecklissen. Ok, mi mancano due fotografie. Mentre le farfalle le abbiamo prese tutte. Mi piace in realtà che comunque ci si impegnano a renderle uniche tutte quante ste cose. Ecco fatto. Vai nonno, passa. Grazie Russell.
Non riuscivo a capire come liberarmi da questi orribili. Ma non è vero! Sono sempre felice di assistere gli anziani, signor Fredriksen. Bene. Così adesso puoi cacciarmi in qualche altro guaio. Esatto. Ma le due fotografie mancanti? Ah, beh, certo, aspetta, c'era un pezzo in cui mi serviva, cos'è che era? L'esplosivo, ok, lì sì. Il tempo, ok, vabbè, ci aveva messo un sacco solo per prendere il tucano, ma è fattibilissimo.